prima avversaria dell'Italia nella fase a gironi della Confederations Cup 2013 sarà il Brasile, padrone di casa. La rivalità sportiva tra azzurri e verde oro è di lunga data e ha scritto pagine memorabili nella storia del calcio. Il primo confronto risale al 1938. L'Italia di Vittorio Pozzo, con i gol di Colaussi e Meazza, supera il Brasile in semifinale, avviandosi alla conquista della sua seconda Coppa Rimé. Nel 1956 si giocano due amichevoli. Giuseppe Virgili firma il successo a San Siro degli azzurri, che escono invece sconfitti dal Maracanã. 7 anni dopo, ancora a Milano, la nazionale di Edmondo Fabbri rifila un netto 3-0 ai sudamericani in una gara che sarà ricordata per l'esordio con gol di Alessandro Mazzola, ma anche per l'asfissiante marcatura di Trapattoni su Pelé. La rivincita di Orei e compagni tuttavia avrà un sapore più dolce. Il Brasile affonda infatti l'Italia nella finale dei mondiali del 70 in Messico. 3 anni dopo la Seleção è ospite a Roma per un'amichevole celebrativa dei 75 anni della FIGC. Gigi Riva segna la sua 34esima rete in maglia azzurra, diventando così il miglior marcatore assoluto della nazionale. Quindi è un gol fantasma di Fabio Capello a blindare il successo italiano. È il Brasile ad aggiudicarsi i due confronti successivi, un amichevole negli Stati Uniti e la finale per il terzo posto ai mondiali del 1978 in Argentina. Sono quindi ancora i mondiali a mettere di fronte azzurri e verde oro 4 anni dopo. Trascinata da una tripletta di Pablito Rossi, l'Italia avanza verso la conquista del suo terzo titolo. Quello in terra spagnola è tuttavia anche l'ultimo successo italiano contro il Brasile. Dopo la vittoria in amichevole nel 1989, i sudamericani si aggiudicano anche la drammatica lotteria dei rigori a Pasadena nella finale dei mondiali statunitensi del 94. Da allora, per gli azzurri sono arrivate 2 sconfitte, una delle quali proprio nella precedente edizione della Confederations Cup in Sudafrica, e 2 pareggi. L'ultimo confronto a Ginevra è un pari ricco di gol e spettacolo. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio dal Brasile per le reti di Fred ed Oscar, l'Italia rimonta nella ripresa con il gol di De Rossi ed un capolavoro di Mario Balotelli. Il 22 giugno a Salvador andrà in scena un nuovo capitolo di questa storica e spettacolare rivalità. Cesare Prandelli ed i suoi uomini proveranno a regalare agli italiani un successo che contro il Brasile manca ormai da oltre 30 anni.